Si aggira intorno ad 1 milione di euro, poco meno, il valore del bottino trafugato dalla banda di malviventi che domenica scorsa hanno prima assaltato la villa di un imprenditore aretino, poi hanno sequestrato la moglie costringendola a raggiungere l'azienda e aprire la cassaforte. In quella domenica di terrore sono riusciti a portare via pietre preziose, orologi di marca e soldi dalle casseforti della Diamond Import, l'azienda che si trova in via Marco Peregno. Le indagini sono affidate alla squadra mobile guidata da Sergio Leo. I malviventi adesso sono ricercati in tutta Italia. Intanto sul caso interviene anche il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. Senta prefetto, ecco, dal comparto ORAF arriva un grido di allarme, quello che è successo è molto grave anche perché è stata messa in pericolo la vita delle persone. Che cosa si può rispondere? Sicuramente l'episodio che c'è stato la scorsa notte è stato un episodio gravissimo. L'attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla garanzia proprio di presenza sul territorio è massima. Naturalmente adesso è il momento di fare le indagini, quindi è il momento di approfondire quello che è accaduto e le modalità con cui si è svolto. Quindi gli investigatori si stanno occupando di approfondire queste tematiche. Naturalmente nei prossimi giorni ci sarà un comitato per l'ordine e la sicurezza per affrontare anche questa tematica, però quello che preme, quello su cui si punta moltissimo è la presenza sul territorio sempre e la garanzia di sicurezza per i cittadini.